perché qui Olivier? Sono venuto a vedere perché queste conferenze sulla virtualità, digitalità, mi affascinano, perché li trovo così scemi, stupide. Lei ha tenuto un discorso qui ieri a questa conferenza, nel quale è andato contro tendenza rispetto agli altri oratori. Io trovo che tutta questa virtualità faccia tutta la creatività, sia un abbassamento di creatività. La gente pensa di essere creativa perché accende il computer. Questa connettività è solamente un modo molto facile di comunicare, che sicuramente non aiuta il talento. Adesso si crede che accendendo un computer uno diventi un artista. Purtroppo non è così. Nei suoi lavori abbiamo sempre notato dell'interrazialità, uno scambio multiculturale, un dialogo interculturale nella fotografia. Lei crede che la tecnologia possa aiutare la migrazione? Ma i problemi del mondo sono ancora così grandi che sicuramente non è questa tecnologia che li sta risolvendo. Sicuramente la tecnologia è un'evoluzione, c'è sempre stata tecnologia, hanno inventato la ruota, non so io, la stampa, ci sono stati momenti tecnologici molto importanti, no? Anzi, proporzionalmente forse molto più importanti di quelli di adesso. Quindi non è che io non penso che sia la tecnologia a risolvere i problemi del mondo. Qui c'è un problema proprio di rapporto umano, di intelligenza. La globalizzazione sta distruggendo il mondo? La globalizzazione no, non sta distruggendo il mondo, la globalizzazione c'è sempre stata, quindi non vedo dove sia il problema della globalizzazione. Il problema della globalizzazione è che i politici non sono così tanto intelligenti. Abbiamo sempre avuto dei politici che non hanno fatto altro che provocare dei problemi invece di risolverli. La divisione del mondo in stati, in politiche, è tremenda. Una volta gli americani dovevano odiare i russi e i russi dovevano odiare gli americani, adesso no, finita. Io sono nato sotto le bombe inglesi e americane, sono nato in un paese fascista monarchico, sotto le bombe francesi, inglesi, sotto le bombe degli alleati. Alleato, il mio stato, l'Italia era alleata con i nazisti, incredibile, questi politici sono una banda di imbecilli, cioè quando uno veramente non è capace di fare niente fa il politico. Lei quindi è a favore dell'allargamento dell'Europa, dell'ingresso della Turchia per esempio? Ma l'Europa è già così, non è che adesso noi stiamo, tutti questi stati ormai convivono, confinano, c'è chi ha delle mogli turche, ci sono delle turche che hanno dei mariti europei, quindi tutto questo è già stato fatto, solamente la poca visione della politica che non ci è ancora arrivata. Grazie mille Oliviero Toscani. Prego.